Ciao collega, attenzione ai target. A cosa mi riferisco? Beh, sapete già che seguo il marketing assicurativo da un po', che siamo un pochettino allergici ai target, intesi come definire i nostri clienti in base a età, sesso e professione. Ma la propensione di acquisto deriva da ben altre cose molto più emotive. Oggi voglio mettere però attenzione su un errore che piano piano sta andando il nostro sistema. E vi faccio un esempio. Quante volte avete sentito dire adesso bisogna usare il digitale perché? Perché i nostri figli, ormai avete visto, sono sempre al telefonino, comprano sempre col telefonino. Vero? A parte che io potrei dire che sono sempre sul telefonino e comprano sempre sul telefonino, non assicurazione. Quindi già questa è la prima cosa, per cui che cosa fanno sul telefonino. Ma il nostro target sono i nostri figli? È lì il nostro mercato? Alcuni dati. Abbiamo visto il crollo delle nascite, sempre meno giovani. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la popolazione è sempre più anziana. Quindi dobbiamo puntare dove ce n'è tanti o dove ce n'è pochi. Seconda cosa, facciamo finta che siano uguali e non sono uguali perché giovani, anziani. Quanto pagano, so, la polizza del futuro, la polizza sanitaria, la polizza malattia, ecco, quella che tutti dovranno avere? Paga più un sessantenne o più un 22enne? È più facile che si assicuri un sessantenne o uno di 22 anni? E quindi comincio a dire, allora io che devo fare un investimento di marketing, io che vivo di provvigioni, io che vivo di assicurazioni, dove devo puntare? Sul sessantenne che è più propenso all'acquisto e mi paga magari 2000 euro? O sui pochi 22 anni che non vogliono spendere 500 euro? Pensiamoci, chi ha le case? Il sessantenne o il giovane? Quindi stiamo attenti quando diciamo dobbiamo cambiare l'ufficio, l'organizzazione perché il futuro è quello. Il futuro inizia da oggi e per i prossimi 5-10 anni è lì che dobbiamo programmarci. E le persone che hanno dai 55, dai 50 ai 60 anni oggi, che cosa vogliono? Vogliono l'app veloce o vogliono una polizza sanitaria con qualcuno che magari gli risponde subito? Vogliono una polizza che copra il meno possibile, una polizza che non gli dia problemi nel caso abbiano un grosso problema? Bisogna studiare queste cose. Purtroppo questa è una cosa che le nostre compagnie non fanno, perché sono gestite da famosi report che dicono che il futuro è fatto di quelle cose lì. Abbiamo già visto gli errori fatti dalle compagnie, hanno fatto gli errori ai suoi tempi con l'online, con l'insurtech, facciate su facciate, e continuano a farne. Però ecco, noi non seguiamo, non facciamo gli stessi errori. Quindi concentriamoci anche, capiamo la nostra comunicazione, ma anche gli stessi nostri uffici, dal semplice barriere architettoniche, dalla grandezza dei caratteri. Pensiamo anche al mercato a cui ci rivolgiamo. E qualcuno dice, ma sì, ma quello è un mercato che tende a morire. Può essere. Però è più fedele o meno fedele? È più facile che il figlio si assicuri dove è assicurato il padre? O vada da uno nuovo? Pensiamo a tutte queste cose. E magari sposteremo il nostro bersaglio comunicativo, quindi il nostro target, su una certa fascia di persone che magari è più utile, io credo sicuramente più utile, per le nostre provvigioni. Ricordiamoci, viviamo di provvigioni. Ciao!